Al Policlinico di Milano una giovane equipe opera neonati di pochi giorni e interviene anche sulla malformazione dei feti. Caterina Proietti. Si può nascere due volte ancor prima di venire al mondo. Accade a quei bambini operati quando sono ancora dentro la pancia della mamma, come è successo alla piccola paziente a cui a 6 giorni di vita è stato asportato un tumore benigno al cuore. I medici in quel caso sono intervenuti prima della nascita con una tecnica delicatissima. Operazioni di questo tipo vengono praticate in malformazioni come l'ernia diaframmatica. Si tratta di mettere praticamente un palloncino all'interno della trachea del feto. Bloccare la trachea vuol dire riuscire a far crescere i polmoni. In questo modo si riesce a dare più chance di sopravvivenza dopo la nascita. Dietro a questa storia ce n'è un'altra, quella di un'equipe giovane, sotto i 40 anni, unica in Italia, tra le poche al mondo. Un dottore che si è specializzato in Gran Bretagna e alla Mangiacalli di Milano opera polmoni prima ancora che respirino. Quanti interventi fate durante l'anno? Ma allora, queste sono patologie molto rare, quindi bisogna partire da questo presupposto. Diciamo che siamo nell'ordine di 50-60 procedure l'anno, quindi di fetoscopie. Questi interventi di una precisione estrema hanno interrotto i viaggi della speranza all'estero di molte famiglie, spesso insostenibili economicamente. Ora sono possibili in Italia e nella maggior parte dei casi diventano tutte storie a lieto fine.